parla di sicurezza al femminile, ma sicurezza al femminile vuol dire non solo garantire la sicurezza intesa come protezione che lo Stato dovrebbe dare a ogni donna, oltre che a ogni essere umano che viene violato, viene vessato, viene maltrattato, facendo in modo che le persone non avessero paura di denunciare anche qualcosa che magari possono vedere, che le persone diventino più attente, che partecipino, che abbiano la volontà di denunciare anche dei fatti estranei, quindi non siano più indifferenti, e che poi questa protezione diventi anche qualcosa che attraverso le leggi che tutelano le donne si trasferisca anche nel lavoro, nella maternità e nel modo in cui viene vista la donna nella nostra civiltà, cioè alla pari di un uomo. E questi doveri e diritti vengano garantiti.